tiro di Altobelli. Tancredi è stato impegnato subito dopo da un forte diagonale di Bergomi. È uno spunto che rivedremo in occasione del secondo gol. Al dodicesimo Ciocci, migliore dell'Inter, si infila in area. Tempestilli lo atterra. Rigore per fallo che rivediamo. Tancredi intuisce ma non ferma il raso terra di Altobelli. 1-0. Passano solo 3 minuti e l'Inter raddoppia. Diagonale di Nobile, dalla parte opposta arriva velocissimo Bergomi e al volo batte Tancredi imparabilmente. 2-0. Una Roma evanescente fino a questo punto che si fa vedere solo con un tiro centrale di Boniek. La terza rete alla mezz'ora. Ciocci va via in mezzo a tre avversari con finte tunnel, poi di destra infila il pallone alle spalle del portiere. Al 37esimo, per dirla con Arbore, il rigore è tutto un quiz, contrasto Nobile Desideri, poi un fisco fuori campo. Nobile ferma la palla con la mano in area per battere la presunta punizione. Fischia Agnolin e dà il rigore. Rivediamo e risentiamo. Batte Giannini e si va sul 3-1. Due altri episodi nel finale, staffetta Zenga Agnolin, il testimone è un grande sasso che Giannini cerca di afferrare. Agnolin espelle l'intruso. Roma trasformata, gol di Desideri con deviazione di Bergomi, 3-2 e partita riaperta. Si ricomincia praticamente dall'1-0 e la Roma cerca subito il pari, Zenga blocca. Segue uno scontro Fanna Signorini a gomito alzato, Fanna perde un dente, gli occorrono anche 3 punti di sutura, esce al suo posto, gioca Piraccini. La partita prosegue nervosa, Tancredi salva su Minaudo che scavalca una Roma sbilanciata, poi tocca a Mandorlini, altra prodezza di Tancredi, ma Ciocci in acrobazia chiude il conto sul 4-2.